con Francesca Balestrieri, CGIL. Senti Francesca, uno sciopero che ha bloccato la Coop dell'Eurosia, un sacco, una partecipazione molto nutrita. Quali sono le rivendicazioni sindacali che state avanzando? Allora, noi rivendichiamo soprattutto il ruolo di trattativa con una cooperativa Coop Nord-Est che non riesce più a dialogare con i dipendenti e con le rappresentanze sindacali. All'ultimo incontro che abbiamo fatto con la direzione di sede il 6 di ottobre, Coop ha detto di no e ha chiuso il dialogo su tutto. Da quelle che sono le rivendicazioni per una corretta organizzazione del lavoro, un corretto servizio, perché l'organico è insufficiente in tutti i reparti, i carichi di lavoro sono altissimi, il servizio ai clienti non si riesce a dare in maniera corretta, a volte c'è una persona sola ai banchi a servizio con 30 clienti davanti, gli orari vengono continuamente cambiati, l'organizzazione oraria di Coop è insostenibile per gli addetti che sono costretti a orari con turni spezzati, una flessibilità estrema, e Coop in questo momento da mesi ormai sta liberamente interpretando e reinterpretando le regole contrattuali anche sugli orari dei part time. Quando poniamo il problema si rifiuta di discuterlo e dice che quello che fa è tutto corretto. La gestione commerciale, quando noi portiamo osservazioni, Coop non accetta la collaborazione dei dipendenti neanche dal punto di vista dell'attività di migliorare l'attività. I lavoratori ormai hanno raggiunto un livello di tensione altissima e quindi questa protesta vuole assolutamente smuovere Coop e chiedere a Coop di cambiare linea. In questo momento ci sembra addirittura che la linea di Coop sia più spinta di quella del governo su questi temi. Preso tutto. Senti, parlavi della linea Coop. Coop è una sigla piuttosto originariamente cara a chi si dispone a sinistra. Che effetto fa a te, sindacalista della CGIL, avere come controparte proprio la Coop? Ho visto prima uno dei dirigenti Coop che faceva rompere il picchetto, che ha anche avanzato delle ripercussioni nei tuoi confronti, abbiamo registrato. Insomma, una controparte che sembra più aggressiva della Confindustria, tra virgolette. Rispetto a questa linea di non rispetto del dialogo con i dipendenti e con i sindacati. Purtroppo
la distintività Coop non c'è più nel rapporto con i dipendenti. Per la cronaca va detto quanto ti ha fatto piacere, volevo chiederti anche, che una signora si è avvicinata, mi ha detto un pozzo al dirigente in questione, ma gliene ha dette da essere stufo, ha fatto scoppiare l'applauso dei lavoratori in sciopero. Sì, a noi questa solidarietà fa molto piacere, perché purtroppo nell'opinione pubblica regna ancora l'idea che il lavoratore di Coop guadagni di più, stia meglio, abbia orari agevolati. Non è così, spesso il dialogo è molto più basso e inferiore rispetto ad imprese private. Vabbè, e la Coop siamo noi, loro probabilmente non più, dai. Non più. Ciao.